andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... L'app My Marche Traveling è la tua guida digitale che ti accompagnerà alla scoperta del territorio marchigiano, passo dopo passo, a partire da adeguate strutture ricettive, mettendo a disposizione varie attività e le possibili esperienze sul territorio, fino ad offrire agli utenti la possibilità di condividere le proprie emozioni ed esperienze. My Marche Traveling ti permetterà di valutare tutte le possibilità che sono attorno a te, che siano esperienze di degustazione in una cantina all'ora del tramonto o attività adrenaliniche quali windsurf o bungee jumping, insieme alla possibilità di prenotare le esperienze più esclusive a numero chiuso proposte dalle varie strutture. My Marche Traveling non è soltanto una guida alle esperienze più esclusive, è anche un fidato consigliere turistico. Grazie a uno specifico algoritmo sarà in grado di consigliarti attività, punti di interesse, esperienze da fare, in base alla loro distanza e alle tue preferenze indicate al momento dell'iscrizione. Una volta entrati, si può scegliere di visitare luoghi di rilevanza, punti panoramici, passeggiate suggestive e punti di interesse turistici come luoghi artistici, culinari o di semplice relax. La grande novità per il turista e cittadino sul territorio è quella di poter condividere un'attività specifica o un'esperienza particolare, non presente nel sistema. Tramite l'uso di immagini e la descrizione delle tappe affrontate è possibile condividere un determinato percorso con il resto degli utenti, come ad esempio la scoperta di una grotta sul Conero, un punto particolare sulla costa per lo snorkeling, o semplicemente il posto ideale per una passeggiata con picnic e notte in tenda per i più avventurosi. Il tutto ovviamente ispezionato e approvato per garantirne la sicurezza e la qualità dell'esperienza condivisa. Corri a scoprire e condividere le nuove esperienze assieme a noi. Scarica l'app nei principali store. Più cordiale saluto, cari amici, ben trovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco. Subito, come sempre, andiamo a vedere i servizi in scaletta quest'oggi. Parleremo di un palazzo solidale a Macerata e poi del giro per l'Italia di un papà antidroga. Vedremo quelle che sono le idee dei marchigiani per il prossimo ponte pasquale. Naturalmente parliamo di turismo e a questo proposito anche la ricerca di personale per la stagione estiva. Parleremo poi di Rossini Gran Gourmet, un appuntamento che si è tenuto a Pesaro con tanti giovani cuochi, ed infine andremo a rivedere e a conoscere i canguri del Parco Zoo di Falconara. Questi sono i titoli. Allora, iniziamo subito dal primo dei nostri servizi in questi nostri tempi dove spesso la solitudine la fa da padrona. C'è questa singolare esperienza di una sorta di condominio solidale a Macerata, anziani e persone sole che possono contare sul reciproco aiuto tra coinquilini. Ce ne parla Andrea Alfieri Padiglioni dal giornale del 6 marzo. Chi è? Andrea, possiamo salire? Sì, certo, vi apro subito. C'è un palazzo a 2 chilometri dal centro storico di Macerata, dove ci si sente meno soli, è il condominio solidale di Via Pavese, dove vivono 18 nuclei familiari in altrettanti appartamenti da circa un anno e mezzo. Ad abitarlo sono ultra 65enni, soli o in coppia, fatta eccezione per la famiglia Tutor, che ha il compito di fare da trade union tra gli inquilini e l'amministrazione comunale che ha dato via al progetto. Hanno tanto bisogno di parlare, ricordi. Poi le piccole cose quotidiane, un giorno magari io vado via alla farmacia piuttosto che un passaggio se qualcuno aspetta la corriera e non può, e un momento di disagio, di tristezza, e allora interveniamo lì ascoltando, accogliendo, c'è qualcuno, ecco. E questo è il discorso fondamentale, che sanno che c'è sempre qualcuno. Un progetto all'avanguardia, ancora poco diffuso a livello nazionale, ma che sembra particolarmente utile per vincere la solitudine dei più anziani, come Caterina e suo marito, che vivono all'ultimo piano, o Brunella, che in via Pavese ci si è trovata a sua insaputa. Io non sapevo niente, è stata mia figlia che ha fatto tutta la domanda e poi quando l'esito è stato positivo me l'ha detto, però sono stata più che felice. E come si trova qui? Benissimo.
Il complesso, costituito da 18 appartamenti con allarme, wifi e domotica, è dotato di una grande sala comune e di una stanza dove da alcuni giorni opera due volte al mese un'infermiera professionale a disposizione per monitorare lo stato di salute dei condomini. Su 42.000 abitanti nel territorio maceretese, il nostro comune, più di 11.000 sono over 65 e moltissime persone vivono da sole. La solitudine forse è il male peggiore di questo nostro terzo millennio. È una bella esperienza, io credo, da replicare. Giampiero è il papà di Ema, un ragazzo di 16 anni ucciso dalla droga dopo una serata con amici. Da anni questo papà gira per l'Italia raccontando la sua storia, quella di Ema, ai ragazzi. Mercoledì scorso era a Porto Sant'Elpidio dove ha incontrato gli studenti. Silvia Barchesi dal giornale del 6 marzo. Solo un pesce morto segue la corrente, che significa ragionare con la propria testa, imparare a non fare le cose perché le fanno gli altri, a pensare sempre alle possibili conseguenze. È l'appello di papà Giampietro, che ha perso il figlio sedicenne per colpa della droga e che ora gira in lungo e in largo per l'Italia per raccontare la sua storia. Quella raccomandazione scritta nero su bianco in un libro e che ora risuona anche nell'aula magna del polo scolastico Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio, avrebbe voluto farla suo figlio Emanuele, ma non ha fatto in tempo. In una sera di 11 anni fa un francobollo di LSD gliel'ha portato via. È in preda alle allucinazioni dell'acido quando si butta nelle acque del fiume vicino casa, nel Bresciano, che lo inghiottiscono per sempre. Lì, nello stesso punto in cui 10 anni prima aveva liberato con il suo papà un pesciolino rosso. Lo stesso che oggi è diventato il simbolo di una fondazione antidroga che dopo la morte del figlio lo ha aiutato a rinascere dal dolore. E per un attimo, quando sono arrivato lì quella notte che mi hanno chiamato, che Emanuele si era tuffato, per un attimo ho pensato anch'io di raggiungerlo. Perché per un padre perdere un figlio vuol dire perdere qualcosa di più importante della tua vita. Nulla aveva più senso. Ma sono qui. Qualcosa mi ha fermato e ho capito che potevo trovare un senso alla mia vita solo se avessi combattuto per salvare un altro ragazzo, un altro Emanuele. Andare ovunque a raccontare attraverso la nostra storia il valore della vita. E nel suo tour in giro per le scuole, teatri e piazze d'Italia, infatti papà Giampietro non parla mai dei rischi delle droghe, piuttosto parla di sogni, passioni, serenità e felicità, gli unici veri antidoti contro le droghe, e invita i ragazzi a non cedere alle false illusioni delle dipendenze di fronte alle sfide della vita. Le difficoltà che incontriamo nella vita, persino gli errori che commettiamo, i dolori che incontriamo non sono una cosa che ti distrugge, un punto di arrivo, ma possono essere un nuovo punto di partenza per conoscere noi stessi. Cambiamo decisamente argomento. È bassa quest'anno la Pasqua e si sta avvicinando sempre di più. Noi intanto abbiamo fatto un piccolo sondaggio per vedere quali sono le mete preferite dai marchigiani. Sentiamo Chiara Cucinella dal giornale del 5 marzo. La Pasqua anticipata quest'anno al 31 di marzo non aiuta le prenotazioni, che nelle Marche sono a macchia di leopardo. Meglio nelle zone collinari, dove il turismo esperienziale e del food traina le visite. Fatica la montagna, dove forse gli arrivi saranno più last minute, prenotazioni all'ultimo, se il tempo sarà clemente. La costa si difende, ma per molti è troppo presto per improvvisare le prime vacanze ponte al mare, proprio per colpa del meteo sempre incerto. Le prenotazioni diciamo che stanno andando abbastanza bene, ma il fatto che quest'anno la Pasqua arriva presto non ci aiuta, però ci sono dei riscontri, ovviamente dipende un po' dalle zone, dalle località, però diciamo che in media comunque sia siamo bene, possiamo parlare di un'occupazione intorno a un 50%, ci possiamo essere tranquillamente. Più prenotazioni nei ristoranti che negli alberghi. Nelle Marche il focus degli arrivi quest'anno è nel maceratese. Buone le prenotazioni a Civitanova e nell'immediato Interland, che si trova tra il mare e la collina. La meta è sempre più attrattiva tra siti museali e luoghi storici. Visto il periodo, quindi il turista si aspetta di poter fare un giro dei nostri borghi, delle città, ma di poter visitare musei, centri storici e tutte quelle che sono le bellezze che abbiamo i nostri territori, che veramente sono bellissimi e che quindi sono le attrattive che in genere portano il turista durante tutto l'anno nel nostro territorio. Nel tour della provincia il tutto è abbinato al vino e al cibo. La maggior parte dei turisti arriva dal centro-nord dell'Italia e se la collina registra buoni numeri, la montagna è la più penalizzata, dopo un inverno privo di neve.
E il Ponte Pasquale tradizionalmente è una sorta di avvio ideale della stagione turistica, anche se, come dicevamo, quest'anno arriva con un discreto anticipo. Stagione estiva per la quale sembra sia sempre più difficile trovare personale. Agnese Testa di Ferro, il suo servizio dal giornale del 5 marzo. Le giornate che si allungano, l'annuncio della primavera e i lavori in corso che si intravedono in alcuni chalet sono gli indizi che le attività stagionali vista mare sono anche nella delicata fase della ricerca del personale. La figura che più di tutti è per ora ricercata da chi ha attività balneari è quella del bagnino di salvataggio. Nelle Marche noi dobbiamo coprire 150 metri. Il bagnino di salvataggio è una figura per la quale, a differenza di altre, è necessario un brevetto. Qui invece comunque c'è una qualifica professionale, senza di quella non si fa nulla. Il turnover del settore è molto veloce, perché il bagnino di salvataggio di solito è uno studente. Coloro che finiscono il percorso scolastico o universitario preferiscono smettere l'attività per dedicarsi ad un lavoro a tempo pieno e continuativo. Il problema della mancanza dei bagnini va anche ad inficiare sull'offerta delle spiagge libere. I comuni che vogliono coprire le spiagge, dare un servizio di salvataggio alle spiagge, anche loro hanno questo problema, se no devono mettere il cartello di via di balneazione. Tra le attività annuali vista mare, come bar e ristoranti, che per la bella stagione incrementano il personale, ciò che emerge è che la maggior parte dei giovani in cerca di un lavoro stagionale si mobilita, di solito, dopo il periodo pasquale. Rispetto allo scorso anno, c'è chi è più fiducioso e respira già sul fronte ricerca personale un clima ben diverso rispetto al 2023. Secondo me quest'anno già siamo a buon punto. Siamo a buon punto e la situazione è decisamente migliore, non eccezionalmente migliore, però è decisamente migliore, ecco. E adesso a Pesaro, città della cultura, tanti giovani chef provenienti dagli istituti alberghieri di tutta Italia si sono dati appuntamento per un omaggio a Gioacchino Rossini, grande musicista, ma si dice insomma anche appassionato di cibo e di musica. Il servizio di Caterina Cantori dal giornale del 7 marzo. Alla fine sono stati i tortelli in crescendo dell'Istituto De Carolis di Spoleto ad aggiudicarsi la finale del concorso Gioacchino Rossini Gran Gourmet, riservato agli istituti alberghieri. Ad ospitare la competizione, che ha visto la partecipazione di scuole da tutta Italia, il Santa Marta di Pesaro, che ha accolto la sfilata dei piatti cucinati dagli studenti. I giovani chef hanno dovuto mettere in campo la conoscenza di base del paniere autentico dei Rossini. La presentazione di ogni pietanza è stata accompagnata dalle note di una melodia rossiniana che ha ispirato la creazione culinaria, abbinata anche ad un vino. Sono tre tortelli di tre diverse dimensioni, proprio perché riprendiamo il crescendo rossiniano. In più all'interno troviamo tre sapori diversi, infatti nel primo troviamo un semplice filetto di manzo, nel secondo filetto di manzo e tartufo e nel terzo filetto di manzo, tartufo e foie gras. Un'edizione particolare quella di quest'anno, l'iniziativa infatti ideata per diffondere il verbo della cucina rossiniana manifesta anche la natura operosa della cultura di Pesaro 2024. Adesioni da parte degli alberghieri di tutta Italia, 14 che si sono iscritti a concorso, solo 5 selezionati per questa fase finale da tutta Italia, ma anche dalle Marche, compreso i Panzini Senigallia, che ci fa molto piacere, che abbia raggiunto una volta di più la fase finale, ma si arriva da Palermo, Gubbio, Riccione. Un premio che è anche una concreta opportunità per il futuro. I vincitori infatti hanno l'opportunità di svolgere uno stage presso il ristorante Porta Nova di Urbino, mentre il loro istituto riceverà 1000 euro in attrezzature da laboratorio di cucina o di sala. Le ricette hanno sicuramente qualche difetto da mettere a punto, ma di base sono tutte molto interessanti. In particolare un paio sono veramente dei piatti che potrebbero tranquillamente andare nel menù di un ristorante con le dovute modifiche. Ospite della giornata conclusiva anche una delegazione dell'Istituto Alberghiero di Novi Grad Sarajevo. E in chiusura andiamo invece a Falconara per rivedere i nuovi ospiti del Parco Zoo. Si tratta di tre giovanissimi canguri grigi orientali, una femmina e due maschi. Andiamo a conoscerli nel servizio di Andrea Alfieri dal giornale del 2 marzo.
Si chiamano Vaiana, Boomerang e Sydney e sono i nuovi ospiti del Parco Zoo di Falconara. Si tratta di tre giovanissimi canguri grigi orientali, una femmina e due maschi. Il più grande ha 2 anni e mezzo, gli altri 2 1 anno e mezzo. Specie bandiera dell'Australia, i mammiferi marsupiali sono arrivati nel giardino zoologico delle Marche dal Parco Natura Viva di Verona. Questa specie si nutre prevalentemente di vegetali e foglie. E come vegetali abbiamo verdura a foglia e occasionalmente della frutta, e poi gli vengono forniti dei rami così che gli animali possano andare a foraggiare e brucare anche le foglie. Erbivoro, il grigio orientale è tra i canguri di maggiori dimensioni. Il suo peso va dai 40 ai 90 kg e può raggiungere 140 cm di altezza, con una coda che può essere lunga fino a 1 metro. Si preannunciano già le star della nuova stagione del parco e proprio in queste prime giornate marchigiane sono osservati ed esaminati da alcuni studenti dell'Università di Camerino. Stanno raccogliendo a livello settimanale le feci dei nostri ospiti proprio per vedere come cambia il cortisolo fecale e quindi far sì di avere sempre garantito il benessere dei nostri animali con livelli minimi di stress dallo zoo di origine all'ambientamento qui nel nuovo reparto. Il giardino, oltre ai marsupiali, ospita più di 200 esemplari appartenenti a 40 specie animali provenienti da tutto il mondo. Già da questa domenica ripartono gli incontri con la biologa, quindi sono approfondimenti sul mondo degli animali e anche i canguri ovviamente. Ripartiranno a fine mese le interviste speciali con un doppio appuntamento domenicale e poi l'angolo Casa Natura, che è un angolo all'interno del parco dove si possono fare approfondimenti e domande appunto allo staff didattico. È un'opportunità in volano sotto profilo turistico, ma anche per conoscere una realtà, quindi in qualche modo ha una valenza didattica collegata con le scuole. Il Parco Zoo è una realtà estremamente rilevante per la nostra comunità. E con i canguri di Falconara, cari amici, siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che tornerà come sempre domenica prossima. Non mi resta dunque che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci. L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Nel mondo delle quattro ruote da più di 50 anni nella nostra regione c'è un nome che è sinonimo di esperienza, competenza, professionalità. Frulla. Nella sua sede di Senigallia, in via Botticelli, garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla è Click Car Point, usato garantito, fresco, sicuro e certificato multibrand. Frulla propone un'ampia gamma di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero, possibilità di finanziamenti personalizzati e noleggio breve e lungo termine. Frulla cura al meglio tutto l'aspetto post vendita affidato a personale altamente specializzato e sempre aggiornato. Tutti i lavori di officina, cambio gomme, linea, revisioni per i veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla ha inoltre soccorso stradale leggero e pesante, servizio autogru e depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-77-67-224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia, una garanzia di competenza nel settore automotive. A Giordano e Clara Frulla si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43, dal 1971. Passione in movimento.